Cari amici di Organo, un buon pomeriggio. Oggi mi trovo a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, presso la chiesa parrocchiale, e sono qui per ricordare la figura di un musicista mio conterraneo, trevigiano, il maestro Francesco Lovisotto. E qui presente abbiamo il figlio che ci aiuterà in questo ricordo, Giuseppe. Allora, Giuseppe, volevo chiederti, il papà, quali sono stati i suoi studi, il suo percorso musicale che lo ha portato poi a essere organista di chiesa, sostanzialmente, principalmente di questa chiesa, per oltre 50 anni, se ben Sì. Il ricordo, vero? Prego. papà è nato a Ramera di Marino di Piave nel 1929. Ha avuto un'infanzia difficile come tutte quelle persone di quel lasso di tempo e ha iniziato a approcciarsi alla musica appunto tramite la parrocchia. I primi rudimenti musicali li ha avuti da un maestro organista di un paese vicino, per poi proseguire gli studi sotto la professoressa Carpenè Foltran. E conseguiti i primi rudimenti e i primi studi, si è trasferito a San Stino, incaricato come maestro di cappella. Nel senso, lui aveva vitto e alloggio presso la canonica e doveva espletare la funzione di maestro di coro e di organista della parrocchia di San Stino di Livenza. Unitamente a questo lavoro, ha avuto la possibilità di frequentare il conservatorio a Padova prima, con studi di composizione sotto la guida del maestro Bruno Coltro. E seguiti poi e completati presso il Conservatorio di Venezia, Benedetto Marcello, sotto la guida del maestro Bruno Pasut. A conseguimento del diploma, ha iniziato la sua carriera di insegnante di educazione musicale presso la scuola media statale di Sant'Ostino di Livenza e lo ha conclusa verso la metà degli anni 90. Continuando assiduamente però a mantenere fede alla sua passione più grande che era appunto la funzione di organista e maestro di coro che lo ha portato fino alla morte avvenuta nel 2017. Giuseppe, so che il papà però ha anche scritto musica. Di che tipo di composizioni si tratta prevalentemente? Il papà prevalentemente ha composto musica religiosa e musica sacra e adattamenti appunto per le cerimonie religiose e le varie funzioni durante l'arco dell'anno liturgico. Aveva una grande predilezione per l'armonizzazione a quattro voci, ma ha un repertorio abbastanza eclettico e composizioni riguardanti brani di messa rielaborate, ma anche brani originali come Padre Nostro, alcuni Gloria e delle Ave Marie. Ave Marie che prettamente sono dedicate a amici, ma hanno una estensione che può essere utilizzata e fruita sia dal timbro del soprano o dal timbro del tenore. Ci sono diverse Ave Marie, alcune anche a due voci, ma la parte più articolata della sua produzione musicale senza dubbio il quartetto per archi che lui ha composto e con chiusura di un coro finale. Particolarmente interessante è la storia di questo quartetto che è stato utilizzato per l'inaugurazione del locale teatro, cinema teatro di Sant'Ostino di Livenza nell'inverno del 2000, intitolato a un grande personaggio sanstinese e letterato, il poeta Romano Pascutto. Ci sono all'interno di questa serata, oltre a questo lavoro di ampio respiro del quartetto, ci sono alcune liriche che mio padre ha musicato per voce maschile, registro tenorile,
quartetto e sono tutte tratte da i testi di questo autore sanstinese. Giuseppe, e per organo solo? Per organo solo mio papà ha composto esclusivamente delle composizioni che sono state utilizzate per l'inaugurazione, sempre nella chiesa parrocchiale di San Stefano di Livenza, di alcune pale del pittore locale Antonio Boatto, di chiara fama e grande amico di mio padre di vecchia data. Sono delle composizioni per solo organo che il maestro Carnelos ha avuto l'onore di eseguire e di provare per una grande amicizia che li lega da diverso tempo, diversi anni, che riguardano le impressioni che mio padre ha avuto nel vedere e nel rapportarsi con questa opera molto toccante, e ha voluto esprimere le sue sensazioni e le sue impressioni appunto con questi brani originali per organo. E alcuni altri dopo, mi prometto che li inciderò insomma in video. La ringrazio, prossimamente. Gentilissimo. Giuseppe, lo strumento che sta alle nostre spalle praticamente è lo strumento che papà ha utilizzato per oltre 50 anni. Esatto. E che io ho avuto il piacere di suonare qualche decennio or sono, sì, ormai in diversi concerti. Di che strumento si tratta? Si tratta di uno strumento, un organo Ruffatti, nella premiata ditta Ruffatti di Padova, che risale alla fine degli anni 50. E fino adesso ha subito alcune manutenzioni, perché insomma è un organo che ha dovuto avere dei rifacimenti, ma comunque tuttora egregiamente riesce a svolgere il suo compito. Se ben ricordo, Giuseppe, però Francesco ha avuto anche una fattiva, diciamo, collaborazione con altre associazioni qua in loco, e ha avuto anche molte altre attività musicali, se ben ricordo. Sì. Il papà, oltre a svolgere l'attività di organista parrocchiale e quant'altro, si è speso per la comunità sempre dal punto di vista musicale, partecipando alla realizzazione e esecuzione di alcuni concerti, formando una corale di montagna prettamente maschile, con la quale ha avuto la possibilità di fare alcuni concerti qui in luogo e nelle vicinanze. Oltretutto è stato uno tra i fautori del porre le prime basi, le prime pietre, diciamo così, a livello di istruzione per la realizzazione della banda musicale cittadina, che ha partecipato come insegnante per diversi anni fino agli inizi degli anni 90. E, diciamo, la sua attività si è sempre spesa per quanto riguarda la musica, per la divulgazione della musica e per l'insegnamento alle nuove leve di questo mirabile e fantastico mondo che è la musica. Siamo giunti così alla fine di questo ricordo di un amico e di un musicista, e ti lascio in omaggio una mia registrazione in CD dedicata alle opere di Marco Enrico Bossi per solo organo. Grazie ancora della tua partecipazione. Grazie a lei, maestro.